qui a Montello c'è la Montello SPA che anche in passato ha creato problemi alla nostra zona, nel senso che prima arrivava il sacco nero di rifiuti indifferenziati e praticamente trattavano questi rifiuti, c'erano degli odori nauseabondi in tutto il paese, ma non solo, anche i paesi limitrofi, e ha creato la discarica a Costa di Mezzate. Questo era in nome dell'emergenza dei rifiuti allora, per cui come cittadinanza abbiamo già sopportato problemi di tipo ambientali che questa di salute che questa attività praticamente produceva. Ora qui non bisogna a quanto pare mai abbassare la guardia, perché nel nuovo piano di lottizzazione che la Montello SPA adesso propone, praticamente è sparita la clausola dove c'era il divieto, tra le altre attività non consentite, è sparito il divieto di incenerire i rifiuti. E noi sappiamo che già da tempo la Montello SPA ha in mente di creare un impianto, che è un impianto che praticamente incenerirebbe plastica, perché lei, mentre adesso sul suo operato il 70% lo recupera, il 30% deve portarlo altrove. Fra l'altro, su un progetto di impianto che a detta proprio del titolare della Montello SPA, Roberto Sancinelli, è praticamente un impianto che hanno dato l'incarico loro di studio di questo impianto. Non esiste impianti non esistono impianti in Italia di questo tipo, un impianto che incenerirebbe la plastica che non può recuperare, e c'è anche il rischio che attirerebbe plastica da ogni dove. Questo è quello che sta proponendo la Montello SPA. Un accordo, un piano di lottizzazione che non ha nessuna logica giustificabile. Quello che non comprendiamo è come la maggioranza del Consiglio Comunale abbia adottato un piano così fatto, al punto che come cittadini che siamo preoccupati ci chiediamo di chi sta facendo gli interessi praticamente l'amministrazione comunale, se della cittadinanza o praticamente della Montello SPA. Come cittadini ci stiamo mobilitando, come cittadini per l'ambiente faremo delle nostre osservazioni dove si chiede esplicitamente di rimettere la clausola di divieto di incenerimento dei rifiuti, e faremo anche assemblea pubblica e seguiremo il percorso di questo iter. Allora, loro sostengono che adesso come adesso non è l'inceneritore il problema, perché non è all'ordine del giorno l'inceneritore, ma noi ci chiediamo allora perché cavolo avete tolto quella clausola, perché fra l'altro aprono una porta all'ignoto, o forse meglio al noto, perché si sa che un inceneritore che brucia plastica, si sa il problema che può produrre. Per cui noi ci auguriamo che le osservazioni che noi facciamo e che altri faranno di reintrodurre questa clausola, che venga poi accolto quando ci sarà l'approvazione definitiva del piano di lottizzazione.